very pleased to introduce to you Matteo Tozzi. Matteo Tozzi is a surgeon in our Faculty of Medicine. He's vascular surgeon and, of course, as Professor Edmund also told before, he's clinician. He has a very good and strong collaboration in scientific and scientific interest with our group, and in particular with Franco Marino in the biology, physiopathology, and pharmacology of vascular disease, and in particular vascular inflammation and atherosclerosis. Thanks to this very strong collaboration in our faculty and in our department, it was possible to do all the experiments that Franco showed us, and we hope that it will be possible to do even better things in the future. For now, today, Matteo Tozzi will explain us a lot of things about the concept of atherosclerotic plaque, and in particular of plaque instability from medical research to clinical practice. This is the title of his lecture. Please, Matteo, give us your lecture. Grazie Marco, grazie Franca dell'invito. Mi scuso per la voce, ma sono preso da un'influenza abbastanza destabilizzante. La mia presentazione cerca di trovare un legame tra la pratica clinica e la ricerca di base sull'attività funzionale e morfologica della placca aterosclerotica e in particolare visto il nostro rapporto di ricerca con colleghi e amici della farmacologia, ho mirato tutto sulla placca carotidea. Gli anni 90 sono stati caratterizzati da un cospicuo numero di pubblicazioni sulla morfologia, sulla composizione delle placche aterosclerotiche, soprattutto carotidee e coronariche. Ma aspetto agli anni 2000, quindi al decennio corrente, aver dato una giusta causa ai leucociti e TMN, come giustamente ci ha illustrato Franca nella precedente relazione ai neutrofili. Polimorfonucleati e aterosclerosi è un vincolo, direi, inalienabile e soprattutto ci ha spiegato, soprattutto a noi clinici, meno voi ricercatori, come la statina che viene ormai utilizzata su larga scala sui pazienti sottoposti a trattamento chirurgico per patologia cardiocerebro vascolare di base aterosclerotica funzionano per il fatto che i TMN rappresentino e siano presenti in tutte le fasi dell'evoluzione della placca aterosclerotica. Ormai fa parte della storia della medicina la visione della placca aterosclerotica semplicemente come lesione stenosante di un vaso, perché in realtà le complicanze dell'aterosclerosi nella stragrande maggioranza dei casi non sono dovute semplicemente alla stenosi del vaso, ma alla sua complicanza più temibile, l'ateroembolismo, quindi l'instabilità di placca e poi la rottura o il microembolismo della placca. Le TMN sono presenti da sempre, dalle prime sferilipidiche, le fatti streak presenti nei primi, già nell'endotelio arterioso, già nei primi anni di vita, fino alla placca più evoluta. E è un processo sicuramente biunivoco, sia l'aumento dell'infiammazione che l'attivazione endoteliale in tutto quel processo che porta alla trasmigrazione dei TMN al di sotto dell'intima, all'interno dell'intima, al di sotto del monostrato endoteliale,
fino alla formazione di un core necrotico e poi di una placca complessa, fino al sesto grado della classificazione dell'American Heart Association. Ma tutto questo per cercare che cosa? Nel mondo clinico direi che è all'affannosa ricerca di un marcatore di questa instabilità. Ci risolverebbe non pochi problemi, probabilmente li risolverebbe molto più ai nostri pazienti. Un marcatore che ci potrebbe predire in maniera positiva che quella placca andrà incontro a un'evoluzione rapida e quindi produrrà un effetto clinico che può andare dall'infarto all'ischemia acuta o all'infarto renale. Purtroppo il marker ideale non è stato ancora trovato e probabilmente non lo troveremo mai, o troveremo un marker che raggiunge la sua idealità solamente dopo valutazione clinica. Per parlare di un marker ideale, questo deve essere sicuramente biological reasonability, indipendente da qualsiasi altro fattore di rischio, e questo forse al momento è il dato maggiormente dibattuto. Tutti i marcatori che conosciamo e che possono essere applicati, che possono essere selettine, interleuchine o semplicemente la conta leucocitaria che vediamo essere l'oggetto di tanta letteratura, non sono marker indipendenti, o almeno non lo sono sempre all'interno della vita dell'individuo in tutti i suoi momenti, e quindi non possono essere ripetibili sempre, non possono essere solo questi per spiegare o essere predittivi in maniera positiva, tanto da permettere un trattamento chirurgico. Naturalmente deve essere standardizzabile, ripetibile anche all'interno dello stesso individuo e, cosa ancor meglio, dovrebbe essere modificabile dalla terapia medica o chirurgica per permettere il controllo della patologia. Beh, i candidati che ho raccolto in letteratura sono decine, qualcuno più nuovo, qualcuno di memoria storica. Sicuramente i più citati sono sicuramente le metalloproteinasi, la proteina C reattiva, le molecole di adesione e la conta leucocitaria. Riguardano un po' tutti gli aspetti della patologia arteriosa di interesse chirurgico, quindi sia dal punto di vista cerebrovascolare che dal punto di vista periferico, nefrologico e cardiaco, come questi due articoli abbastanza recenti. Anche alcuni vengono presi in considerazione, sono stati presi in considerazione anche anticorpi sviluppati contro non molecole endogene ma parassiti o batteri. Direi che la proteina C reattiva è quella che attualmente è più citata e forse utilizzata in clinica, e è quella che probabilmente ci dà un po' più la condizione della predittività di eventi futuri. Devo dire che in questo grafico si vede in pazienti con una cardiopatia ischemica instabile la mortalità cumulativa per livelli di proteina C reattiva è abbastanza esemplificativa. Più la proteina C reattiva sale e più la mortalità è importante. Così non è l'unico lavoro, anzi sono decine i lavori che prendono in considerazione, tutti dell'ultimo decennio, la proteina C reattiva nei vari aspetti della patologia cardiocerebrovascolare o cardiaca su base ischemica. Questo lavoro, mi dispiace, non è
chiarissimo il grafico, è molto interessante. Il grigio sono quei pazienti affetti da una stenosi carotidea che nel follow-up mostrano un incremento del PSV, quindi mostrano un incremento della stenosi e mostrano un valore medio a tempo zero durante il follow-up del valore della proteina C-reattiva in aumento. Così la proteina C-reattiva è assolutamente associata all'evoluzione della patologia aterosclerotica dei vari distretti, carotideo, coronarico e degli arti inferiori. Di nuovo la proteina C-reattiva come fattore predittore nello stroke nella donna e nella valutazione del rischio anche a medio-lungo termine come il 10 anni. Non tutta la letteratura è concorde che la proteina C-reattiva possa rappresentare un vero marcatore predittivo, ma soprattutto non è d'accordo sul fatto che possa essere un fattore indipendente, che abbiamo detto essere uno dei dati predominanti per rappresentare un marker predittivo. Valido e che possa servire in maniera importante al clinico. I vantaggi sono notevoli, ma un'occhiata così direi che sono più pesanti nella nostra bilancia gli svantaggi, soprattutto perché la proteina C-reattiva non è un marcatore specifico, essere l'altro pilastro fondamentale perché il marcatore possa avere una sua validità. Quindi sicuramente evidenzia la correlazione dell'infiammazione all'interno della progressione della patologia aterosclerotica, può essere utilizzato insieme alla valutazione clinica come stratificazione del rischio, ma non ci dà nessuna informazione sulla vulnerabilità di placca e non può influenzare una valutazione clinica sul trattamento medico o chirurgico. E allora esiste veramente questa placca vulnerabile? Come si manifesta e che cosa possiamo fare per trovarla se non abbiamo ancora un marcatore biologico così efficace? Beh, innanzitutto la placca vulnerabile è una placca con una superficie irregolare, una placca in progressione rapida, una bassa ecogenicità all'esame ultrasonografico. È una placca che dà vita di sé della sua attività tramite la microembolia, può presentare una emorragia intraplacca, segno incontrovertibile del suo contenuto di neovasi e naturalmente dell'infiltrato infiltrato infiammatorio. Vediamo questo lavoro comparso su Stroke nel 2005 come la colta leucocitaria sia assolutamente parallela in placche carotidee con il numero medio di MES, che non sono altro che alla registrazione del Doppler transcranico continua le microembolie della placca carotidea. Quindi ogni placca carotidea ha un imponente infiltrato infiammatorio, è quello che tutti i giorni riusciamo a vedere anche nei nostri studi che la Franca prima ha accennato. Altri marcatori presi in considerazione, abbiamo sentito prima il valore dell'interleuchina 8, ma anche i livelli elevati dell'interleuchina 6 associato a un dato diagnostico, alla bassa eterogenicità della placca. Questa è un'altra con la biforcazione carotidea con una placca assolutamente anecogena, soft per gli esperti di diagnostica per immagini. E questa placca soft è una placca sicuramente con un elevatissimo infiltrato infiammatorio. Altro studio, e pubblicazione dei risultati nel 2006, placche anche con stenosi non eccessive, superiore o uguale al 50%, con un follow-up abbastanza lungo, dimostra come i livelli di MP9 di metalloproteinati siano assolutamente paralleli all'ecogenicità della placca. Tanto più la placca è ecogena,
tanto più i livelli di MP9 sono elevati e aggiungerei io probabilmente tanto più è elevato il numero infiltrato infiammatorio. Abbiamo nella pratica clinica delle metodiche per valutare la placca instabile, la placca vulnerabile e come poterla valutare, ma alcuni dati, forse più importanti, sono la presenza di integrità del cap fibroso che proteggono la placca dal torrente circolatorio e evitano, o almeno evitano per alcuni anni, le complicanze, la teroembolia della placca. Il diametro del core necrotico, che rappresenta poi quello che viene embolizzato dalla placca, l'emorragia intraplacca, la superficie irregolare o liscia e naturalmente l'infiltrato infiammatorio. La descrizione delle placche nasce nella storia della diagnostica vascolare nella placca coronarica, perché si pensava fosse l'unico distretto in cui la vulnerabilità della placca potesse mettere in pericolo il soggetto, come se la malattia fosse completamente diversa e che negli altri distretti invece l'unica vera essenza dell'aterosclerosi fosse quella stenotica, e quindi bisognava curare la stenosi, non tanto la morfologia della placca. Direi che dal punto di vista dell'imaging esistono vecchie e nuova tecnologia, sono diverse le possibilità che abbiamo per riconoscere e stadiare o classificare le varie placche. Sicuramente rimane imbattuto la diagnostica per immagine mediante ultrasuoni, che permette una descrizione accuratissima della placca aterosclerotica. Come vediamo in questa immagine, che mi spiace, non so se in fondo si riuscirà a vedere per colpa della luce, una placca assolutamente anecogena a livello del bulbo carotideo con una vastissima ulcera presente. Questo quindi ci permette di evidenziare tutto, morfologia, superficie e complicanze in atto. E poi gli ultrasuoni si sono arricchiti di un'altra caratteristica, il mezzo di contrasto, un mezzo di contrasto assolutamente non pericoloso per il paziente, non sono altro che delle microbolle di aria o galattosio che vengono infuse per via endovenosa, e in alcuni istanti la placca permette di avere un enhancement importante che viene registrato anche da alcuni software che permettono poi di darci l'idea di quanto sia presente la neovascolarizzazione della placca, e questo naturalmente è predittivo di una placca pericolosa, vulnerabile, chiamiamo come meglio crediamo. Queste sono delle immagini che fanno vedere come questi spot iperecogeni non siano altro che microvasi in cui passano queste microbolle. Sicuramente di valore estremamente elevato sono i software di ricostruzione per le immagini CT, come questo, che è un software di virtual histology, che permette di differenziare assolutamente in maniera efficace le calcificazioni, il core necrotico, il tessuto connettivo, l'emorragia intraplacca, con una sensibilità e una specificità assolutamente elevata. La risonanza magnetica è l'ultima nata nella ricerca, prima nella ricerca e poi nella pratica clinica, con delle bobine particolari, ma di uso abbastanza comune nei centri diagnostici. È possibile fare questo tipo di immagini. Sono immagini trasversali in cui vedete il lume del vaso, la placca e la possibilità di misurare lo spessore del cap fibroso, come individuare delle emorragie intraplacca in maniera assolutamente speculare al preparato istologico dopo che il paziente è stato operato. La PET e tutte le metodiche, la TCPET, metodiche funzionali,
promettono grandi cose, soprattutto nella valutazione del tessuto attivo, quindi riconoscere la quantità di infiammazione e di tessuto metabolicamente attivo all'interno della placca aterosclerotica e quindi poter differenziare completamente la presenza o meno di infiltrato con specifici marcatori radionuclidi. Tutto questo che cosa ha portato nella pratica clinica, quello che probabilmente c'è più affine, anzi mi è più affine, visto che sono in un'aula di ricercatori, sicuramente ha portato alla differenziazione di classi di pazienti, il paziente asintomatico, il sintomatico e il paziente urgente, che non sono più classificati in base alla solo alla percentuale di stenosi, ma sono classificati oramai in base a parametri sia biologici che morfologici della placca. Quali sono le linee guida internazionali su cui si basa l'indicazione chirurgica nella tea carotidea? Sicuramente i pazienti asintomatici sono i pazienti più dibattuti, e l'indicazione rispetto alla semplice indicazione della percentuale di stenosi ormai si è aggiunta ovunque in qualsiasi tipo di linea guida la presenza di placca vulnerabile, che deve essere valutata sempre, perché permette anche l'indicazione ormai sulle due metodiche convenzionalmente utilizzate in chirurgia vascolare per il trattamento della stenosi carotidea, quindi la metodica open o la metodica endovascolare. Tralascio le indicazioni più chirurgiche. Gli studi sono studi e l'evidenza tratta da studi randomizzati e controllati è ormai un'evidenza di grado A. Evidenza che arriva dopo 50 anni di chirurgia e i risultati dei grossi trial pubblicati 15 anni fa. Quindi in realtà, come spesso succede in chirurgia, si è imparato prima a fare l'intervento e alla fine a capire perché cosa uno faceva e che cosa serviva l'intervento. E direi che i dati che ci dicono il risparmio degli stroke e quindi la riduzione della disabilità e della mortalità per l'intervento di tea carotidea parlano da soli. Il workup preoperatorio del malato è un workup che si arricchisce ogni volta di più e l'elenco che vi faccio vedere, questo elenco che vi faccio vedere, non è altro che il prodotto di tutto il ragionamento che facciamo sul fatto che l'aterosclerosi sia una malattia sistemica e come deve essere monitorata e trattata anche dal punto di vista medico. Quindi sicuramente la valutazione con lo Doppler, per la morfologia associata alla CT e all'MR per la valutazione del parenchima cerebrale, dei microvasi cerebrali e la valutazione transcranica che ci permette di dire se è una placca attiva dal punto di vista microembolico o meno. Tanto più la placca microembolizza, tanto più possiamo dire che questa placca potrà essere fonte di un infarto cerebrale per il paziente. E poi gli altri esami di screening. Ma non finisce qui, sicuramente l'intervento chirurgico rappresenta solamente una parte, se la vediamo all'interno di tutta la rappresenta una minima parte. La parte preponderante, oltre alla diagnosi, è la best medical treatment, il trattamento medico che deve essere associato necessariamente al trattamento. E naturalmente il trattamento medico post operatorio o nel follow-up del paziente non è altro che un trattamento che deriva dalla valutazione anche biologica dell'attività dell'aterosclerosi sistemica. Quindi quali farmaci devono essere e sono oramai presenti in qualsiasi tipo di paziente. Si
sicuramente gli antiaggreganti e le statine che vengono utilizzate malgrado le preoccupazioni e le microdosi che venivano date semplicemente 10 anni fa, oramai i quantitativi espressi in milligrammi sono decuplicati in 10 anni, proprio per la valutazione sempre più accurata del loro valore biologico, non tanto semplicemente sulla riduzione o sul miglioramento di un profilo lipidico borderline. I pazienti sintomatici sono i pazienti in cui sicuramente si discute meno e c'è più accordo internazionale. Questa non è altro che una ricostruzione volume rendering di una placca con una vastissima ulcera centrale, probabilmente parte del corpo lipidico di quella placca è finita nel cervello del paziente. Anche qui l'evidenza è un'evidenza forte nei pazienti sintomatici e questa evidenza dice come l'intervento chirurgico associato alla terapia medica sia meglio della sola terapia medico in quanto a risparmio di ictus a 2 anni. Workup preoperatorio simile a quello dei pazienti asintomatici e vediamo qualche immagine sia di patologia connessa alla sintomaticità della lesione carotidea. Anche qui assolutamente il trattamento medico fondamentale anche nel paziente sintomatico in cui le linee guida associano il trattamento antipertensivo, che ricordiamo essere associato ultimamente dalla letteratura anche una riduzione degli eventi emorragici intraplacca, perché è proprio la friabilità dei neovasi costituiti da un monostrato endoteliale che possono rompersi sotto l'impulso pressorio e creare preoccupanti accrescimenti e fratture del cap fibroso. L'intervento che alla fine dello studio del paziente, alla fine della classificazione del paziente, è un intervento abbastanza semplice che possiamo semplificare questi tre momenti. L'anestesia è un'anestesia nella stragrande maggioranza dei casi locale, il GALA trial è un trial internazionale i cui risultati sono risultati ultimissimi, ha evidenziato come l'anestesia locale possa essere migliore nella riduzione degli eventi a un anno, ma non abbia in acuto nessun tipo di miglioramento rispetto alla terapia anestetica generale. La tecnica è una tecnica anche questa che mira ad essere mini-invasiva dal punto di vista del tempo di clampaggio e vedete standardizzate quattro immagini dei tempi fondamentali della tea carotidea con il vaso ristrutturato. Le tecniche chirurgiche, l'unica cosa che varia probabilmente tra i vari istituti istituti clinici che praticano la tea carotidea può essere il tipo di endarterectomia. Nel nostro caso l'endarterectomia che utilizziamo è quella dell'endarterectomia introdotta da Wiley, quella per semi-eversione. La ricostruzione carotidea è il tempo direi finale dell'intervento chirurgico e può essere una ricostruzione primaria con la semplice sutura della breccia anatomica, la ricostruzione con patch o il rimpianto. Sono artifici che permettono, a seconda delle tipologie del vaso, di essere ricostruito, ma non esistono evidenze per cui una delle tecniche sia migliore dell'altra. Quello che ci si affida alla familiarità del chirurgo con una o l'altra tecnica. I risultati sono risultati direi ottimi, i risultati nostri locali
mentali perfettamente concordi con i risultati internazionali, probabilmente la riduzione della mortalità intraoperatoria e delle complicanze dei pazienti è dovuta anche allo studio molto più raffinato, sia diagnostico che clinico, che subisce questo tipo di paziente negli ultimi 10 anni rispetto alla semplice valutazione: il paziente ha una stenosi, deve essere operato. L'opportunità di questi ultimi anni è stata quella di partecipare alla CST2, un enorme trial internazionale che prevede l'arruolamento di circa 30.000 pazienti asintomatici sottoposti a trattamento con una stenosi carotidea, e questi pazienti asintomatici verranno testati e randomizzati tra stent e TEA, che probabilmente ci darà qualche informazione di più. Non mi dilungo sul monitoraggio cerebrale, che non è altro che un momento intraoperatorio importantissimo della TEA carotidea. Durante il clampaggio carotideo il paziente viene monitorato sotto gli aspetti dell'attività corticale superiore e del flusso a livello della corteccia cerebrale omolaterale al paziente. La TEA carotidea rimane il gold standard per questo tipo di patologia, e sempre più si sta cercando di arrivare a cucire intorno al paziente, intorno al tipo di stenosi, l'intervento più adatto, quell'intervento che miri ad avere una riduzione sia delle complicanze che della mortalità intraoperatoria. Io vi ringrazio e ringrazio tutti i collaboratori e tutte le figure che intervengono nel trattamento della stenosi carotidea. Grazie.